Ciao Tartaglia, buongiorno. È un piacere vederti qua, sempre. Il piacere mio mi ricorda vecchie cose. Possiamo dire che ti abbiamo scoperto. Va. Quando eravamo più protagonisti. Abbiamo scoperto la tua potenza, i tuoi tiri, la tua generosità, le tue cavalcate, le tue... Però ancora ci difendiamo, dai. Ci mancherebbe. Stiamo facendo il Pezzana. Ecco, io volevo parlare proprio di questo. Tu sei in una squadra competitiva in testa. Sì. Attualmente alla classifica del Pezzana, uno dei tornei più prestigiosi. Il torneo è bellissimo per due motivi. Primo, perché comunque ed è vero che è over 60, ma ci sono tre fuori quota, perciò questo rende il livello anche un po' più alto. Sì, ma tra i fuori quota c'è anche Giuseppe Centro. C'è il mio amico Giuseppe Centro. Che salutiamo. Quest'anno, sì. E poi perché è praticato praticamente da tutti gli ex giocatori, senza togliere niente a questi tornei dei circoli, ma nei tornei dei circoli magari c'è solo gente fisicamente ancora itante, ma che il pallone l'ha visto poche volte. Nel Pezzana invece c'è gente che comunque si vede che ha giocato, ed è sempre un piacere. Se te deve far fallo te lo fa, se lo subisce non parla. A me piace tanto, è un bel torneo. Sì, tu hai toccato un argomento. E cioè, bisogna rimanere nel tema, insomma, e chissà chi gioca, ha giocato, certo. Non basta averci a 60 anni, se hai un fisico aitante, atletico, e c'è allora il gioco. No, secondo me non puoi giocare. Però giustamente in un circolo dove comunque ci sono, puoi scegliere tra 10-15 persone, gioca anche la persona magari che ha meno possibilità, certo, calcistiche, però fisico ancora aitante. Tu però, sai, insomma, che seguiamo l'antico di lavoro, questo vostro diciamo team di calcio a 5, e Giuseppe Centro ce ne parla sempre con grande entusiasmo, certo, un entusiasmo che lo contraddistingue. Parlami della squadra, che caratteristica ha la squadra, quante possibilità avete voi di vincerlo questo torneo? Tu mi hai parlato che c'è molta competitività. La possibilità di vincere secondo me sono tante, anche perché l'abbiamo vinto l'anno scorso, l'abbiamo vinto 3 anni fa, 2 anni fa ci siamo ritirati perché il mio amico Peppe ha deciso che avevano fatto una cosa che lui non andava bene, secondo me anche giusto, eravamo primi e ci siamo ritirati. E quest'anno abbiamo vinto tutte le partite molto bene, non dico tanto a poco, ma insomma con un netto divario tra l'altra squadra. È vero che poi le partite che contano sono le semifinali e le finali, però insomma abbiamo uno squadrone di tutta gente, veramente ex giocatori di Roma, che insomma, cioè noi ci possiamo permettere Kundari, Sessilo, Metros. Metros è tornato in forma? Sì, sì, sta benissimo. Splendido, splendido. C'è Tonino D'Auria in porta, certo. Voglio dire, Antonio Tartaglia. Come no, ma il tuo ruolo? Io gioco laterale. Tu come destro. Ti consideri un gregario, come ti consideri? un laterale destro ormai. Sempre però che porta la pala, e se c'è la possibilità di tirare, tiri. Non me lo faccio dire due volte. Vai a cercare la rete. Non me lo faccio dire due volte. È vero. Sì. Però, poi vedo... ecco, c'è lo stesso Giuseppe che insomma. Corre. C'è Silvano. Corre, sì, sì, sì. È una squadra veramente forte. Perciò insomma secondo me ha delle giuste credenziali per arrivare in finale e per poter vincere. Poi ho detto le partite, l'unico neo di questi tornei di over 60 è che si parte in 20 e si finisce poi in 11, purtroppo, perché stai male, hai problemi di lavoro, hai problemi di famiglia e ad una certa età non c'è il calcio soprattutto, c'è il resto e poi viene il calcio, e allora qualche volta bisogna dare forfè alla partita perché magari è un impegno di lavoro o la famiglia ti chiama. Però insomma l'importante è comunque divertirci e noi ci stiamo divertendo. Il sabato mattina quindi è un appuntamento da non perdere. Perché... sabato mattina ci sono due turni, un primo turno gioca alle 11:30, l'altro gioca all'1:15 più o meno. E quindi è una cosa spettacolare. Sì, sì, siamo sul calciotto, il calciotto. È una formula che a voi vi intriga, perché... Ma sì, perché noi siamo vecchi calciatori, calcetto è bello, però secondo me il calcetto è bello giocato da giovani, perché è uno sport velocissimo e giocato a 60 anni perde, non so cosa dire, un po' di spirito, perde... Sì. Invece il calciotto comunque ti permette di fare delle belle giocate,
calcistiche il campo è un po' più piccolo e il fisico finché ti regge, anche perché poi giochi con i tuoi coetanei, perciò voglio dire, non c'è. Certo. Il calcetto a 60 anni, non so, ma a me piace meno. Sta un po' stretto. Mi diverto più col calciotto. Mi diverto più col calciotto. E allora ti verremo a vedere. Grazie. Un porta i saluti ai grandi tuoi amici che sono anche nostri amici. E noi ci divertiamo, tu lo sai, ci divertiamo sempre perché voi avete non solo la capacità di giocare ma anche di sfottervi, e sì, questo non quella, guasta. Quella è la cosa più bella, Allora, evviva l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid. Tira a volo, dai. Ciao Natalia. Salve, ciao, grazie. Ciao.